Buongiorno a tutti da Rita e benvenuti sul mio canale Rita Chef Channel. Se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo preparato una ricetta che riguardava l'ossobuco di tacchino in salsa di arachide, in pasta d'arachide. E io vi dissi che vi avrei fatto vedere come io ottengo la pasta d'arachide. Oggi prepariamo proprio questo insieme. Io ho comprato e pesato 700, chiedo scusa, 700 grammi di arachidi vergini da sgusciare, queste non sono tostate, quindi il primo passo sarà sgusciare le arachidi e ho misurato in una piccola bowl 2 cucchiai di olio di arachide, vedremo se però ci serve o no. Ora il procedimento sarà: primo passo sguscio le arachidi, secondo passo le metto in una placca con carta da forno, terzo passo le porto in forno per 15 minuti a 180 gradi. Dopodiché frulleremo il composto e creeremo la nostra pasta. Io comincio a lavorare. Questo è un lavoro di pazienza infinita, però il risultato alla fine vale la pena. Poi gli arachidi, soprattutto nel periodo invernale, fanno benissimo perché sono un alimento molto molto proteico. E una volta che abbiamo ottenuto questo burro, che poi questa salsa che possiamo mantenere sia in frigorifero che a temperatura ambiente, veramente possiamo farci numerose cose, è molto versatile come tipo di salsa. Allora, questo è quello che io ho ottenuto da 700 grammi di arachidi con il guscio. Ora che faccio? Me le vado a mettere sulla mia placca da forno. Così, cerco di creare uno strato il più possibile omogeneo, cioè faccio sì che non ci siano arachidi sovrapposte, ok? Dopodiché ho il forno già preriscaldato e quindi me le porto in forno per 15 minuti, controllandole di tanto in tanto e se serve girandole, va bene? E a una temperatura di 180 gradi, non di più. Ecco qua, stai zitto, le arachidi sono pronte e ora io me le vado a mettere così calde direttamente all'interno del mio mixer. E ancora armata di buona pazienza, perché ora ci vorrà molto tempo per tritarle, per evitare di mettere molto olio e il risultato dovrà essere proprio una pasta. Quindi, armata di buona pazienza, comincio a mandare il mixer fermandomi ogni tanto. Mentre frulliamo, noi dobbiamo intervenire con la spatola o con un cucchiaio. Vedete? Le arachidi si attaccano tutte alle pareti perché frullandosi prima con la tostatura e poi adesso con la frullatura vengono praticamente, tirano fuori tutta la loro parte grassa. Vedete come cominciano a, però non sono ancora pronte, ma quindi tendono, diciamo, ad attaccarsi ai bordi, per cui noi dobbiamo intervenire. Vediamo che le arachidi cominciano a soffermarsi troppo ai bordi, a parte il fatto che si può anche scuotere, vedete il mixer in questo modo, però io consiglio di inserire i nostri 2 cucchiai di olio d'arachide e continuiamo. Io penso che ci siamo, sono intercorsi quasi 15 minuti, il mixer è bollente. E ora vi faccio vedere il risultato. C'è da dire una cosa, che quando noi frulliamo le arachidi per tutto questo tempo, anche il calore delle lame scalda la nostra pasta, quindi vi sembrerà un pochino liquida, ma come la mettiamo fuori dal mixer, tempo 10 minuti, la nostra pasta solidificherà e quindi acquisirà
veramente ora io ve ne faccio vedere solo un pochino. Questa è la nostra pasta, il risultato finale. Guardate, basta 10 minuti fuori dal mixer, non vi parlo neanche di frigo, e questa pasta solidifica. E è proprio quando è solida che noi possiamo utilizzarla. Quindi provate per esempio adesso a fare il mio osso buco in pasta d'arachidi, andate a vedere la ricetta, visto che la pasta la potete fare da voi. O per esempio la crostata che io ho fatto, la crostata di ricotta e fondente. Provate a sostituire la quantità di fondente della mia ricetta con 2 cucchiai di pasta d'arachidi e vedrete che buono che diventa. Io spero di essere stata il più possibile esaudiente e vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi sempre e comunque ad iscrivervi numerosi al mio canale. Ciao a tutti da Rita!